Oggi ci sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Verso mezzogiorno partiremo per Parigi. Però gira voce che ci potrebbe essere un attentato verso i Nasoni, cioè la squadra di Israele. Speriamo che si ripeta quello che è accaduto alle Olimpiadi di Monaco 1972. Godrei come una scimmia. Buongiorno, buongiorno. Appena passato tra la Lombardia e l'Emilia e aspetto il morning, perché senza morning non si può viaggiare. Bene, e allora per chi è in viaggio sentiamo la canzone dedicata dai nostri ascoltatori, niente meno che allo stallone Maremmano. Ed io che pensavo mio cugino di Elio fosse solo fantasia. Esiste davvero un coglione così. Stallone è il suo nome. In esilio Torbettello, come Napoleone, lui probabilmente ti racconterà che ci ha giocato a briscola insieme. L'inventiva non gli manca, per farsi grande trasforma merda in oro. Remi dal suo simolo, nella vita mai un lavoro. Elemosina monete, oppure considerazione. E si attorna di personaggi problematici tra i quali lui spicca. Sfaccia mai una doccia, sempre pronta alla fregnaccia. Ed io che pensavo, mio cugino, di Elio fosse solo fantasia. Esiste davvero un coglione così. Stallone è il suo nome, Stallone Maremmano. Uno bianca, Molotov, Andrangheta, Camorra, rapina e bamba, minaccia tutti senza vergogna. Minori e minorati vuol fare a botte, ma bastano due botti ed il suo cane salta. Vola bella, vola dal balcone e liberati di lui. Ed io che pensavo mio cugino di Elio fosse solo fantasia. Camaleontica la sua barba, si colora come il cielo di Orbetello. Peccato che lui puzzi come le sue foglie. Ha il vizio della bamba, forse della gnocca. In molti però credono sia solo tossica, quella che tocca. Tossiche di cui si circonda per sentirsi più importante. In quel contesto lui è come Carlo Magno e dopo Gigi il suo bucefalo. Se non volete fare una figura di merda, non dite di conoscerlo. Ed io che pensavo mio cugino di Elio fosse solo fantasia. Esiste davvero un coglione così. Stallone è il suo nome, Stallone Maremmano. Bella via qua. L'ex papà fascista è un coglione. Buongiorno da Bogliaco, da Bronza Coerta. Popolo del morning, non sapevo che su in Veneto vi mangiavo a ticani. Cioè, mi è arrivata una pulce nell'orecchio che nella bassa Vicentina si mangiano i cani una volta che muoiono. La Riviera Iberica, Siberica, una cosa del genere. Cioè, dice che voi al nord state avanti. Secondo me voi state dietro a noi. Ma mamma, che schifo comunque. Vergognatevi. Allora Aldardo, facciamo un attimo chiarezza su sta storia del cane, che poi nascono equivoci. Praticamente sabato sera, parlando in compagnia così, io me ne sono uscito con la storia della carne del McDonald's, con la storia lì di Giorgio, e c'è sempre il solito pignolo in compagnia che si va a vedere e fa: guarda che effettivamente nel mondo esiste un mercato di carne umana, e anche in Italia sembrerebbe, sempre legato al discorso di sette satanici e quant'altro, comunque vabbè, esiste. Lì questi due si guardano, uno lo conosci, Toby, si guarda con l'altro, insomma è venuta fuori, fra virgolette, la macacata.
Questi qua, questo dichiara che l'anno scorso suo padre, andando indietro con il furgone, ha investito il cane, praticamente l'ha ammazzato, ma non l'ha schiacciato. Il cane è rimasto intero, si chiamava Barone il cane. Dunque, uno che si chiama Toby e che c'è il cane che si chiama Barone, già lì capisci. Comunque, fa seppellire il cane è una rogna, andare all'ULS e fare la dichiarazione perché il cane c'ha il microchip è tutta un'altra rogna. Insomma, hanno pensato bene, logicamente poi hanno dichiarato che il cane è fuggito, non l'hanno più trovato, hanno pensato bene di prendere il cane, di pelarlo, di pulirlo, di scuogliarlo, diciamo, e se lo sono mangiati, l'hanno messo su, come mettere su un coniglio. La storia sembra strana, però allora hanno detto che comunque la carne è buonissima. Dobbiamo pensare una cosa, che un cane durante la vita si mangia veramente, un cane che viene tirato su a crocchette può essere solo che buono, con tutto quello che costano le crocchette per i cani, e insomma fa, era un peccato seppellirlo, lasciarlo là che se lo mangiano i vermi. Fa, se se lo mangiano i vermi, perché non se lo possiamo mangiare noi? La storia sembra abominevole, però se pensi bene, ci mangiamo bestie come i polli, i tacchini, i vitelli, quelle cose lì che sono, diciamo, sono tirati su ad antibiotici e quant'altro. Sappiamo bene che la carne non è genuina, e io dico, ma visto che la legge lo consente, ma perché non ci possiamo mangiare, vabbè, il gatto sappiamo bene è buono, ormai chi è che lo si è mangiato il gatto, ormai quello ci sta, poi i gatti rompono i coglioni, un animale inutile, un animale che non serve un cazzo, ma il cane, dicono, io non dico di prendersi il cane da vita durante, ammazzarlo apposta, maltrattarlo, no, una volta che il cane è morto, ma perché non me lo posso mangiare, cioè chi cazzo è che me lo vieta? Oppure a posto di andare in ferie, a posto di abbandonare il cane che diventa diciamo una tortura per lui e insomma è un'agonia abbandonare un cane, diventa pericoloso per gli altri, cioè uno prende, se lo prende, lo ammazza, lo butta in cella o se lo porta in ferie addirittura se c'è una bella compagnia in campeggio, roba, e sta storia, cioè solo noi siamo bigotti su questa storia, perché per i cinesi e per altri popoli, cioè è normale, è normalissimo, è una carne buona il cane, sicuramente è una carne meno trattata che non fa un vitello, un pollo, dunque, bah, io la proverei, se serio, introdurre questa cosa, sai quanti meno animali che ci sarebbero nei canili, quanto meno spese, quanto meno rottura di coglioni che ci sarebbe? Bello vivo. Buongiorno, Vicentini Magnacat. Magnacats? Magnacani? Mi è giunta voce, e non sono l'unica ad averla sentita, che c'è qualcuno nella provincia di Vicenza che si mangia i cani. Ma mica i cani qualunque, ma i propri cani. Ma stiamo scherzando. Qui c'è qualcosa per fare di questo venerdì un venerdì davvero rock and roll. La figa nastro ce la metto io, non vi preoccupate. E il resto sentiamo che cosa esce fuori. A più tardi. Festa grigliata di fine anno del morning show, cane per tutti. Alzi la mano chi non ha mai mangiato un gatto. Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o asgardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, provax o no vax, contribuenti o retributivi, il morning show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci comunisti, fighe imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning show dalle 7 alle 9, se lo ascolti non ci crederai. 4-5 volte al giorno fanno l'amore. Costano un mare in mano 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning show dalle 7 alle 9, è ora di finiamola con sto schifo. Morning show, noi dobbiamo andare avanti. Buongiorno, venerdì, finalmente 26 luglio 2024, e ricordate, importantissimo, state concentrati sul momento presente, perché il futuro
è un'illusione! Ciao! Ma in effetti è un po' che non sento lo stallone parlare di Bella, ma non è che in un momento di fame l'ha presa la scuoiata e se l'hai mangiata? Stallone, hai mangiato Bella? Ah, ho capito adesso. Lo stallone porta in giro Bella come riserva di proteine per il caso d'emergenza. Mangiamoci Bella. Alberto? Alberto, ecco, io lo sai che voglio sempre insegnarti al top le cose che so fare meglio. Allora, io ti invito a ripetere tutto quello che sto per dire io, ok? E sono semplici le cose, devi fare solo questo. Riprova, Alberto. Sguardo da ebete, non devi lavarti per 2 settimane. Provaci, mi raccomando, provaci. Bello. Miau. Allora, questo programma si sta impossessando di me, perché ormai credo che non sia normale stare in spiaggia e poi ascoltare le canzoni che vengono dedicate al legionario, allo stallone Varemano. Voi non avete idea di quante volte ho ascoltato quella canzone, è una cosa geniale, io la trovo veramente divertente. Dopo so tecnicamente Simone Alunni le sa fare meglio e tutto quanto, ma il fatto che per un attimo chiunque di noi possa trasformarsi in una specie di cantautore pop facendo delle canzoni con quello che gli passa per la testa, la trovo una grande forma di libertà. Ecco, io se ci sarà qualcosa che farò fra una settimana, se andiamo avanti fino a venerdì prossimo o dalla settimana prossima, dai, se questa è l'ultima puntata che non ho ancora il cantautore farai, dai andiamo avanti, dai. Ah, non il cantautore, l'autore di testi che dopo verranno musicati in delle basi, sì, vabbè, dozzinali, ripetitive, senza guizzi, però non è male, non è male come attività, come cazzeggio sotto l'ombrellone. Invece di fare la settimana enigmistica, fai le canzoni dedicate alla gente più improbabile che frequenta questo programma. Io la trovo una cosa bellissima, poi a settembre magari potremmo far sentire la compilation dell'estate, cioè le cose peggiori o migliori a seconda dei punti di vista che sono uscite da questo cazzeggio totale. Se mi contattate in diretta, poi vi faccio il tutorial, appena imparato anch'io a usare questo software che dicono sia semplicissimo da usare. Io non lo so, per me prima abbiamo rischiato di non andare in diretta perché non avevo capito che dovevo attaccare anche lo spinotto sotto del microfono. Ci sono 2 spinotti, uno sotto il microfono e uno che va attaccato sul computer. Io ho attaccato quello sul computer e ho detto: cazzo, come mai il computer non dialoga con il microfono? E poi mi è venuto in mente che per dialogare alla fine dello spinotto non deve esserci il vuoto, ma deve esserci il microfono. Fammi sentire i messaggi. Niente, io propongo una joint venture fra il Veneto e la Toscana, in particolare Orbetello. Più che Veneto, Liguria e la Toscana, Montoggio e Orbetello. Facciamo Bella alla Montoggese, quindi condiviso e Bella. Cane grigliato alla Montoggio. Gottardo, fai una cosa giusta, ascolta quel musico da festa di paese di Simone Alunni e chiudi questa trasmissione di merda oggi. Ormai ti sei ridotto a mandare soltanto canzoncine fatte da ascoltatori ritardati con l'intelligenza artificiale. Se voglio ascoltare delle canzoncine, mi ascolto Radio Italia, solo musica italiana. Vai a fare in culo. C'è sempre uno spinotto da attaccare. Eccola, vabbè, solite battute da terza media, forse anche da seconda, in realtà forse addirittura anche da prima. Ma allora devo aspettare, quando è che chiudiamo, Simone? Chiudiamo oggi o chiudiamo la settimana prossima? Beh, aspettiamo le 8:30, poi decidiamo. Ok, perfetto, benissimo, mi piace questa suspense e anche questo ottimismo da parte tua, cioè aspettiamo le 8:30. Mi sono anche svegliato tardi stamattina, per cui devo fare ancora metà scaletta. Chissà se ci arriveremo. Beh, ma un quarto l'abbiamo già sputanata. Sì, ma un quarto l'abbiamo già sputanata, quindi forse non hai bisogno neanche di mettere contributi. Addirittura, va bene. Sentiamo un attimo il tizio da Montoggio. Bella e buona. Bello il cane grigliato da Montoggio. Bello. No, allora,
capisco che questa cosa del cane grigliato vi faccia ingrifare, però io non credo che la vicenda sia vera. Cioè, non, adesso io credo che sia una spacconata, l'ennesima spacconata, l'ennesima cosa vagamente verosimile che arriva da quella terra strana che ha partorito il papà fascista e Gio Formaggio. Capite che una zona così è paragonabile a Orbetello, secondo me, solo che Orbetello poi i matti del paese se li tengono appunto nelle case famiglia, se le tengono in piazza a fumarsi le canne. Gio Formaggio l'hanno mandato in consiglio regionale, perché quando i matti del paese si coalizzano poi succedono anche queste cose qua. Gio Formaggio, se non mi ricordo male, ha preso tipo 8600 preferenze, una roba spaventosa, in un collegio molto piccolo, perché le regionali sono su base provinciale, scusate il tecnicismo, ma insomma andava chiarito poi cosa succede quando quelli come Gio Formaggio si mettono insieme e decidono di eleggere il capobranco a loro leader politico. Fammi sentire a quel tizio Montoggio. Alberto, forse non hai capito una cosa. Tu per parlare di cani grigliati e roba vade, a ogni frase che fai devi interromperla dicendo cioè, se tu non fai questo verso qua non puoi smettere di parlare a roba varia. Cioè, non hai proprio il diritto minimamente. Quando inizi a parlare di cani, l'unica cosa che devi fare sempre è basta. No, non mi sembra il caso, non mi sembra neanche divertente questa cosa, anche perché lo stallone Maremmano non reagisce. Evidentemente i problemi di salute che ha sono più seri di quelli che potevamo immaginare che fossero, perché da un po' che non frequenta, se non all'inizio, questo programma, il che vuol dire che poi c'è qualche altro tipo di problema. E vi faccio sentire invece cosa sta preparando in vista di settembre Morris Sun, e uscirà in anteprima in Italia, scrive alla fine di questo promo, il primo lungometraggio di Morris Sun. Morris Sun ha fatto un grande documentario, una grande docufiction sulla massoneria. Sentiamo. Spieghiamo in parole povere che cos'è la massoneria. Mi ha colpito in modo particolare il modo con il quale comunicano i massoni, la simbologia, il saluto, quando ci si tocca la cravatta. Non so se si può svelare il saluto massone con la stretta di mano. Però ce n'è uno che ti voglio chiedere in modo particolare, sai, soprattutto si usano i video musicali, sì. Cioè l'artista che si tappa l'occhio, puoi svelare cosa significa? Ma perché viene rappresentata anche con l'occhio? Io vorrei arrivare proprio a questo punto. All'interno della massoneria si parla spesso dell'architetto, che ricorda un po' un passaggio del film dove Neo incontra all'interno di Matrix questo architetto. E che cos'è però per voi il grande architetto? È una persona fisica, è un'entità, di che cosa si tratta? Cosa mi puoi rispondere a chi sostiene che il nuovo ordine mondiale fa parte della massoneria? Cosa rispondi a chi sostiene che la massoneria è satanismo? Ma Morris Sun non è quello che ai tempi del Covid ci voleva far trasferire tutti quanti in Costa Rica, dove c'è Fica? Sì, esattamente. Questo ai tempi del lockdown vendeva appezzamenti in Costa Rica a peso d'oro e sembra che qualcuno ci sia anche andato. Adesso questo ha fatto un film sulla massoneria che sta promuovendo e sono andato a vedere il costo dei biglietti su istigazione poi di Tony Schiaffoni, che è il filosofo di questa trasmissione. Bene, sappiate che partono dai 100 e arrivano fino ai 370 euro. Cazzo, neanche fosse l'anteprima, non so, di Eyes Wide Shut di Kubrick, cioè da un Kubrick a fine carriera, ma comunque uno dei registi, forse il regista più noto del mondo, ti fa la premiere del suo film, li paghi 370 euro per vederlo in anteprima. Potrebbe essere un grande evento di Hollywood. No, invece questo sì, per andare dentro un cinema, cioè li spendo alla Fenice, mi prendo una loggetta e mi guardo, che cazzo, non so, la Bohème piuttosto che la Traviata, piuttosto che e sono alla Fenice a Venezia, quindi. Ho capito, Simone, però non è più così, cioè non è più così alla fine in questo paese, ed è questa la tesi che io sosterrò, in questo paese è non sull'orlo del precipizio, è nel precipizio, perché uno come Morris Sun è a piede libero, fa la premiere
in Italia e fa la premiere e ha delle persone, perché se chiede quel prezzo lì, ha delle persone che sono disposte a pagare 350, 400, 500 euro per partecipare alla proiezione del suo film del cazzo e anche alla cena di gala con le ospiti esclusivi e rivelazioni esclusive, scrive così sulla prevendita. E la cosa grave è che a me mi è voglia di tirarli fuori, è che non li ho, ma se io avessi quei soldi lì andrei alla premiere del film di Morris Sun. Vedi che sei esattamente una come gli altri, cioè. esattamente. Il problema non è Morris Sun, il problema sono i coglioni. No, il problema sei tu, non Morris Sun, il problema sei tu, sei solo tu. Sì, assolutamente, però vi garantisco che io, se avessi 370 euro da buttare via, li butterei lì, li butterei alla premiere a settembre del film di Morris Sun, perché questo è un paese in cui Vanna Marchi è a piede libero e fa i video su TikTok e c'ha migliaia di follower e dice che i coglioni vanno incurati, e c'ha ragione Vanna Marchi, e c'ha ragione assolutamente lei, cioè è la... Dovrebbero farla presidente del consiglio, perché dopo Berlusconi ormai vale tutto, però dovrebbero, è così, è quello il declivio che ha preso questo paese del cazzo. Ma io mi ci metto dentro, cioè è colpa mia, è colpa delle persone come me, è colpa di delle persone che non prendono non so, le lemora quando lo vedono e non lo insultano per strada. No, ma invece le lemora cosa fanno? Lo intervistano a Gurulandia. Senti le lemora che racconta di quella volta che è uscito di galera grazie a Padre Pio e a Giletti. Guardavo la televisione, c'era Giletti su Rai 1 che presentava da San Giovanni Rotondo Padre Pio. Mm-hmm. Non so se è stata l'emozione della trasmissione o se è stata una cosa che veramente mi è successa nella mia cella. A un certo momento, quando io ho incominciato a dormire, ho visto una luce immensa ed era Padre Pio che mi era venuto a parlare. E cosa le ha detto? Tra pochi giorni esci. Così è andata? Così è andata. Ma uno potrebbe anche parlare male di sto parruccato qua, diciamo parruccato, per non definirlo con una parola che inizia con la T, che non dirò. Però il problema è che in realtà fa benissimo, perché con tutti gli Eros barra Soros e Giorgio e tutti gli altri cazzoni che ci sono in giro, e sono tantissimi, sono 9 su 10 diciamo, questo si sta arricchendo e ha capito dove si possono mungere i soldi, quindi Morris Sun, detto anche parruccato, è un grande, viva Morris Sun! Il paese, giudichi il paese, ma stai facendo una propaganda a Morris Sun incredibile, io non sapevo neanche, pensavo fosse morto. Che il parrucchino gareggiasse nell'oceano. Credevate di ascoltarvi tutto il podcast. E invece questo è l'antipasto, che con un po' di sadismo abbiamo deciso di mettere disponibile a tutti quanti. Ma per continuare ad ascoltare la puntata, devi abbonarti. Cioè clicchi sul link successivo, quello con il lucchetto, quello con scritto a pagamento, e paghi. Se no, ascolti solo gli antipasti.